Ciao a tutti, se avete cliccato su questo video siete curiosi di sapere se la Sony A6000, la mirrorless di casa Sony, è ancora un valido acquisto nel 2018. Non vi spiegherò le specifiche tecniche di questa Sony perché ci sono uscite 1000 recensioni ormai in circolo da 3 anni e si possono trovare su qualsiasi sito. Bensì vi spiegherò i pro e i contro che ho riscontrato in un anno di utilizzo costante. L'ho portata in viaggio, l'ho portata a Madrid, a Lucca e vi posso dare la mia opinione. Inizierei sicuramente dai pro. Il pro più grande che ho trovato è il peso. Il peso di 300 grammi è davvero una cosa fenomenale perché potete benissimo portarvela dietro per moltissime ore senza sentire dolore al collo o alla mano. Un altro dei pro maggiori è sicuramente il prezzo, che su Amazon la potete trovare senza problemi tra i 500 se in offerta o massimo 550 euro, con l'obiettivo di kit il 16-50, che è secondo me bellissimo perché è leggero, è piccolo e ve lo potete portare ovunque senza che vi occupi troppo spazio nello zaino. Sempre nell'ambito prezzo metterei che la Sony A6000, a differenza delle Canon o delle Nikon, non si svaluta. Cioè, se voi la comprate a 500€, 550€, nel mercato dell'usato sta ancora 400-450. Un altro punto a favore è l'autofocus, che è molto veloce. Se prima riprendete voi e poi riprendete il paesaggio, l'autofocus ci metterà pochissimi attimi a mettere a fuoco. Per quanto riguarda i contro, invece, il primo, che è il più fastidioso anche se è facilmente fissabile, sono questi gancetti, che se non li attaccate con lo scotch, o comunque li togliete, vi farà questo rumore durante le riprese. E lo sentirete perché col microfono integrato questo rumore si sente, è molto fastidioso. Un altro contro che ho riscontrato è che non ha un jack per le cuffie, non ha l'attacco 3,5. E quindi dovrete usare il microfono della Sony, che secondo me costa sui 100€ e non è di qualità come può essere un Rode. Un altro contro che ho riscontrato in questa mirrorless, ma che comunque è un contro comune a tutte le mirrorless di questa fascia di prezzo, è che non ha il sensore stabilizzato e in più funziona male in situazioni di scarsa luminosità. Un altro contro, che però a me non ha influito tanto ma per chi vlogga potrebbe essere noioso, è che lo schermo non si può rigirare completamente, questo è il massimo che potrà fare, quindi se vi riprendete non potrete vedervi. Secondo me rimane uno dei top acquisti per il 2018 per quanto riguarda il prezzo e quello che vi può offrire. È perfetta nell'ambito del videomaking, è un entry level perfetta per iniziare a fare fotografia o comunque videomaking. Io l'ho usata a Madrid, potete trovare gli altri video nel canale e mi ci sono trovato benissimo. Sono passato a un modello superiore semplicemente perché ne sentivo la necessità. Nei prossimi video parlerò degli obiettivi che ho acquistato e che ho utilizzato nella Sony A6000 e che sto utilizzando anche ora. Quindi se siete curiosi iscrivetevi al canale e così rimanete aggiornati.